Pucci. Buongiorno. Io mi piazzo qui, in questo punticino qui, e attendo l'autobus che arriva. Angra. Favoloso autobus di terza era, 52 posti disponibili tutti per me, wifi integrato nell'autobus. La figata di questo wifi è che spara forte, tant'è che io alcune volte mi sono trovato in macchina, avevo bisogno del wifi, non riuscivo a collegarmi, ero senza ricarica del 3G. Allora mi mettevo dietro questo autobus qua, basta che ti metti 10-20 metri dietro di lui, lo segui, ti aggancia al suo wifi e ti colleghi. Vai, fantastico. Eccoci qua, arrivati in città. Il tempo da questo lato dell'isola non è il massimo, ma d'altronde è spesso così. Di là è bello, di qua è brutto. Di qua è bello, di là è brutto. Tenersi informati. E beh, oggigiorno mi sembrerebbe una cosa decisamente importante essere ben informati. Ma sai cosa c'è? Che ci informiamo semplicemente, cioè l'idea di informarsi oggi è: apro la pagina web di un quotidiano, di un giornale, leggo una notizia e ta, sono informato, ho saputo questa cosa. Oh, ma ti vuoi svegliare? Cioè, è chiaro che se leggi magari un blog indipendente, un sito di news alternativo, forse stai leggendo qualcosa di interessante, ma la maggior parte degli altri casi, quello che leggi sulle testate dei giornali, sono soltanto notizie che sono lì per spaventarti, per direzionarti, per farti ragionare in un certo modo, piuttosto che per distrarti e farti perdere tempo in una miriade di cose che non serviranno ad aiutarti a cambiare le cose. Anzi, nella maggior parte dei casi ti deprimeranno. Quindi se tu vuoi essere informato, secondo me, quello che c'è da fare è di smettere di essere appeso a una bottiglietta di Tabasco quando uno ha sete.
Se uno ha sete di informazioni, quello che fa è va proattivamente, non va dai fornitori di informazioni che ormai sono venduti, sono compromessi, hanno tutti un'agenda o mille agende segrete, sono servizi di propaganda a pagamento impacchettati come servizi di informazioni. Quindi se voglio sapere le informazioni bisogna che le cerco attivamente, che vado là fuori, esploro, mi faccio domande, metto in discussione, verifico quello che la gente dice e verifico pareri contrari, come fa un esploratore. E poi mi faccio una mia idea di come stanno le cose. Ma non è che posso giudicare o capire o ritenere di essere informato leggendo i titoloni sui giornali o le notizie che mi danno al telegiornale. Cioè, se io dovessi mai giudicare qualcuno che si ritiene informato leggendo le testate dei giornali o seguendo i telegiornali tutti i giorni, direi che quelle persone sono le più rischiose per tutti gli altri, perché sono le più disinformate e quindi distribuiscono, seminano paura, terrore, pregiudizi, preconcetti che in realtà non sono così, semplicemente perché danno retta così, senza nessun senso critico a tutto ciò che gli arriva. Questa è la nostra frontiera, quella di switchare da una modalità passiva dove pensiamo che ci siano dei benefattori, dei missionari là fuori che ci mandano le informazioni che dobbiamo avere, a diventare noi degli esploratori, degli affamati, andando attivamente a cercare, esplorare e verificare le notizie che ci sono là fuori, dalle fonti, ma non solo da quelle ufficiali, ma anche da quelle alternative, da quelle underground, leggendo e cercando di capire come stanno veramente le cose. Il futuro, secondo me, è in mano a chi non beve più tabasco.